Ah, vabbè, figura, al massimo se ci troviamo che dici qualcosa che non ti vedo, che non si Sì, sente, che è mi richiami importante, la riprendiamo. all'ordine. Tanto siamo partiti in una fase del tutto così, tranquillissima, senza fare nessuna apertura. Continuiamo a fare due chiacchiere, poi vediamo se si collega qualcuno e facciamo una sorta di apertura ufficiale, se no noi continuiamo a chiacchierare per i fatti Va nostri. bene. E tu li vedi? No, io non vedo nulla. Quindi adesso siamo anche sulla pagina, no? Sulla Noi pagina siamo di... sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube. Fammi Eccomi qua. vedere se è partito su YouTube, credo di sì Su perché... Facebook c'è, Eccola qua, adesso diretta dal vivo su YouTube, quindi è in diretta, non la faccio partire, se no inizia l'effetto Larsen, ovvero il fischietto, per chi non sa. Ci sono già due persone, salve a tutti quelli che sono qui con noi. Allora, nuovi. sì, ci sono due persone che stanno guardando, tra l'altro ho visto che tu ti sei molto prodigato, anzi devo ringraziare anche la Nero Press Edizioni perché in questi giorni più volte hanno rimandato il messaggio di questa chiacchierata ed è una cosa che comunque fa molto piacere perché altrimenti è difficile superare i propri limiti delle conoscenze se non c'è partecipazione, alla fine è un volano. Dai, cominciamo in maniera quasi ufficiale. Quindi io sono Paul De Dremeli, questo è il Dremeli Talk. Riprendiamo ufficialmente con oggi le chiacchierate, le talkerate annuali. Diciamo così, settembre-settembre, facciamo questo anno che parte a settembre. E c'è con me Francesco Nucera, che è Ciao a soprattutto tutti. scrittore. Io Allora, partirei proprio da questa tua definizione. Vai. io sono scrittore e soccorritore. Non so dirti nell'ordine cosa più dell'altro, forse per una questione di tempo sono prima soccorritore, perché sono 20 anni. E ho provato anche addirittura a unire le due cose in passato, a scrivere di soccorso, e vivo dei conflitti continui, perché sia uno che l'altro non venivano considerati come lavoro. Perché se il soccorritore mi chiedono se sono un volontario, lo scrittore mi chiedono poi che lavoro faccio. E quindi niente, io alla fine unisco e dico sono soccorritore e scrittore, scegliete voi. È bellissima questa cosa, effettivamente ti capisco perché tu come soccorritore, cioè lavori sulle ambulanze? Sì, io lavoro sull'ambulanza per il 118 di Milano da appunto quasi 20 anni, no, più di 20 anni ormai, e come dipendente, quindi ho uno stipendio, cioè, solo che appunto il mondo del soccorso viene sempre associato al volontariato, giustamente, perché fortunatamente è presente, però poi ci siamo anche noi che... Beh, certo, anche perché poi comunque deve essere un professionista che sa dove mettere le mani e cosa fare, Ho perché più non altro è anche che una proprio questione di uno tempo. atterra e il volontario agisce, certo. Vabbè, ma molti sono anche in gamba, ci mancherebbe altro. Però è anche una questione di tempo. Il volontario di giorno lavora e quindi c'è bisogno di qualcuno che lo faccia, sto soccorso di giorno. Ultimamente anche la notte, devo dire che... Però sì, è così. E bravo, mi hai anticipato una domanda che mi veniva, perché il soccorritore fa dei turni un po' particolari. Quindi mentre io ad esempio ho un lavoro diurno e bene o male mi riesco a regolare la sera e scrivo, tu come fai? E io tipo adesso arrivo da 2 notti, quindi per me in questo momento non so dirti se è subito dopo pranzo, non lo so, è un momento vivo così, adatto i bioritmi al lavoro e scrivo quando capita, di conseguenza un tempo scrivevo la notte, perché all'inizio quando avevo dei turni un po' più regolari scrivevo tutte le notti. Adesso ho scoperto che la mia fascia oraria migliore, quella più è tipo dalle 6 del mattino alle 2 del pomeriggio, però appunto quando faccio notte oppure negli smonti, quindi quando cambio, nei ritagli. Sì, io anche io scrivo, per chi non lo sapesse, chi ci sta guardando, riesco in tutto nella vita, prendo il via, cioè mi prendo rodaggio e riesco a lavorare la sera. Quindi diciamo che scrivere non è male, però diciamo sul lavoro che deve essere molto attivo la mattina è un disastro perché tra le 9 e le 11:12 chiunque mi chiami c'è cioè, di fondo un vaffanculo nella mia mente, come per dire ma che vuoi? Ma sono proprio io che carburo lento, non è colpa degli altri, quindi No, no, beh, diciamo c'è un. ci vuole un attimo di... Io ho la prima mezz'oretta in cui devo entrare nel mood della scrittura. Non è così facile, non è che prendi, c'è un interruttore che vai, anche perché poi c'è il social da controllare. Dai, ecco, quindi la prima mezz'ora passa così. Dopodiché entri nel... Poi, quando c'è la costanza, se
Poi, per esempio, hai dei periodi di interruzione, ci vuole anche un paio d'ore per iniziare a scrivere e scrivere bene, perché sennò non è così automatico. No, è vero, sì, credo che sia una cosa un po' per tutti, anche per me così. Non è così semplice staccare dal lavoro e poi scrivere, vai, adesso scrivo 2 ore. A volte ti siedi e dici, vabbè, me ne vado, non ci abbiamo perso tempo. Senti, cominciamo subito dal tuo ultimo libro, anche se voglio dire a chi ci sta ascoltando che ne abbiamo parlato anche prima, tu hai scritto più di un libro. Sì. E poi affronteremo anche la tematica di scrivere cose differenti, quindi... Come darsi da solo una zappa sui piedi, mettiamola, esatto, così. Come farsi del male, come farsi del male. Mostriamo subito. Vabbè, questa è la mia pagina per chi volesse iscriversi. Eccolo qua. Grosso guaio a Rozan Angels. Allora, la prima cosa che ti devo dire è che quando ho visto la copertina, ancora senza sapere nulla del tuo libro, ho detto è un fumetto. Ho pensato subito, data la composizione grafica, un fumetto. E quindi ti volevo chiedere, ancora prima di parlare di quello che c'è al suo interno, c'è un legame reale col mondo dei fumetti, nel senso è stato voluto? Allora, innanzitutto con questa cosa mi hai dato una mazzata, perché il mio editore mi odia per questa cosa, perché è già la seconda copertina che gli presento ed viene giustamente travisata come fumetto. Allora sì, l'unione col fumetto qual è? Sono i due che mi hanno fatto la copertina, e tra l'altro sono vecchio nerd di vecchia data, e sia in Nerd Anti-Zombie, Apocalisse Road Centers, e questo, che idealmente nello stesso universo narrativo che è Grosso Guaio a Road Centers, sono disegnati da due miei compagni d'avventura nel GDR, nel gioco di ruolo, e entrambi sono fumettisti. Quindi il primo soprattutto, questo già un po' meno, sono riuscito a lavorare con lui, e riportano giustamente al loro stile e di conseguenza al fumetto. Però no, è un romanzo a tutti gli effetti. Più che altro in questo ho voluto lavorare con lui, è stato molto bravo a seguirmi nell'idea. Volevamo richiamare gli anni 80, le copertine del cinema degli anni 80, quindi con il mostro grosso, con queste cose, anche il titolo richiama Kurt Russell. Grosso guaio a Chinatown. Esatto. Quindi era un omaggio a tutto quel, e anche lo humor che c'è all'interno del libro vuole richiamare quel tipo di cinema. Infatti una cosa che ti volevo chiedere, ovviamente si vede che si ispira al mondo degli anni 80, e ovviamente il titolo con Grosso guaio a Chinatown vuole far comprendere subito di che stiamo parlando, cioè comunque di un certo umorismo e non della classica storia zombie. E per chi non la sapesse, Antigipo è una storia che vede tra i protagonisti dei giocatori di gioco di ruolo. Quindi vuoi dire qualcosa della storia? I due romanzi sono uniti appunto da questo gruppo di giocatori di ruolo, perché chi ha giocato di ruolo sa che non tutte le volte ci sono le stesse persone al tavolo, perché ci possono essere gruppi ben più ampi. Di solito il master è il master, perché comunque è il ruolo più complesso, i giocatori possono variare. E in questo caso noi abbiamo un gruppo di giocatori di ruolo che sono presenti soprattutto in Nerd Anti-Zombie Apocalisse Road Centers, e invece in Grosso Guaio a Road Centers sono gli altri due, sono due di questo gruppo che si muovono, e quindi c'è una cultura di base, per esempio le varie battute cosa richiamano molto il mondo nerd, metto cinema, si va da Game of Thrones a Harry Potter, poi vabbè ci sono capisaldi per me che sono tipo il plettro del destino, cioè proprio parliamo di cinema un po' più magari trash, e anche l'umorismo appunto segue quel cosa. Quindi il gioco di ruolo è molto presente più che altro nelle loro vite, nel romanzo di per sé no, chiaramente, perché non mi posso mettere a scrivere una sessione di gioco di ruolo, però che poi non è vero, perché nel primo c'è anche quello, c'è anche loro che giocano. Quindi questo è il continuo, o comunque sono due storie vincolate una dall'altra? Sono due storie autonome, sono completamente fuori, anche perché Grosso Guaio e Nerd Anti-Zombie è praticamente un apocalisse zombie. Di conseguenza fare un sequel era o continui nell'apocalisse zombie e questo può essere inteso come prequel. A me piace pensarlo semplicemente in un universo narrativo. È l'universo narrativo di Road Angels, che è
il nomignolo della Rozzano in cui ho vissuto per una vita, che è un paese alle porte di Milano, era per i primi anni 80-90 un dispregiativo, anche in questo appunto richiamo gli anni 80-90. Ad oggi è un nomignolo che rimane tra i vecchi del pop. Io mi ci metto dentro. Quindi no, senti, allora... non leggere assolutamente da solo. Ok, perfetto. Quindi raccontiamo un attimo la trama. Ovviamente io la mostro anche a chi piace leggere, se la può vedere qui. Abbiamo dei due personaggi principali che comunque facevano parte della prima storia, che si ritrovano immischiati in nuove cose o... Allora, abbiamo... ci sono Filippo e Alessandro, che sono... nel primo romanzo non c'erano. Loro, avremo altri personaggi che richiamiamo. Ok. E loro sono due amici, sono migliori amici da sempre praticamente. Uno un po' più eccentrico, l'altro un po' più succube dell'eccentricità dell'altro. E a muoverlo fondamentalmente, a muovere entrambi, più magari Alessandro che Filippo, è la ricerca di una donna, diciamolo così in maniera edulcorata. Cosa succede? Non sono propriamente due adoni, non sono proprio belli, mettiamola così, però Alessandro sembra non saperlo, quindi ci prova con tutte, convinto di essere un... e in questa convinzione lo porta a fare cose un po' folli, mettiamola così. Il problema qual è? Che questa sarebbe la normalità. E subentra a un certo punto il fatto che ogni volta che rimorchia una ragazza si scopre essere un mostro. Di conseguenza sarà un vampiro, sarà un licantropo, sarà uno sciamano, sarà... cioè, solo che Alessandro non se ne accorge assolutamente. Filippo invece subisce tutta questa situazione, perché Alessandro una volta sviene, magari distratto, e non si accorge di quello che succede, perché nel frattempo subentra Camilla, che è una cacciatrice di mostri. In questo richiamo in maniera anche molto, anche tra copertina così, abbiamo una baffa italiana, mettiamola così, per intenderci. Non è solo cacciatrice di vampiri, in questo caso abbiamo un mostro in generale, però appunto fa parte di una confraternita matriarcale. Quindi Camilla interviene, sbroglia la situazione, Alessandro non si è accorto di nulla, Filippo è nel panico. E quindi a un certo punto ha proprio attacchi di panico, perché dice: cavolo, qua cercano di ucciderti, tu neanche te ne accorgi. E va avanti così la storia, finché poi si complica, si scoprirà che c'è una, ci sono dei prescelti, cioè, è anche complessa la trama. Dopo si parte da questi piccoli sketch per poi arrivare a una trama complessa, una storia d'amore, poi c'è il rapporto invece tra i genitori che non ci sono più e Camilla, lei è orfana di due zii, c'è un po' di tutto, devo dire che è anche abbastanza complessa. Si parte da un punto da ridere, però poi si possono affrontare anche altri argomenti. Senti, comunque vedevo un posto che hai fatto sui social, pur essendo anche tu bello impegnato col lavoro, comunque ti prodighi nella promozione. Oggi sei qui con me, poi sei a un evento live e poi un'altra cosa sempre a YouTube. Sì. Ho un ottobre impegnativo, cioè, appunto oggi sono qui con te. Poi sabato ho Strani Mondi, che è una fiera del libro fantastico, del fantastico in generale, a Milano, organizzata dalla Delos e Zona 42, che sono due case editrici che si occupano per lo più di quello. E è un evento che è molto bello anche da... guarda, più che una fiera, in questo caso sembra quasi una convention tra appassionati, perché è un'occasione per incontrarci con altri scrittori di fantasy e fantascienza, più fantascienza che fantasy, ma anche fantasy horror, e annualmente è un appuntamento a cui vado, quest'anno con un po' più di impegno, perché la casa editrice mi ha chiesto di fare una sorta da... di stare lì con loro al bar. E poi ho una alle 16:30, ho una convention in cui parlerò anche di mostri antichi nell'attualità, mettiamola così. Ah, okay. La settimana dopo ho due giorni di firma copie nella mia Rozzano, in aggiunti, non aggiunti. E domenica 23 invece alla... qua, aspetta, scorri in basso che non mi ricordo. Ok, l'Arcipestina, che è un circolo arci sempre a Milano, nella zona est. Presenteremo il romanzo. Senti, ti chiedo, prima di tutto, tu già hai fatto altri di questi eventi di presentazione, firmacopie in precedenza, sì, o sei agli inizi? Sì, no, assolutamente. Io
Allora, io non nascerei come persona più social, io la cosa che rimpiango di quando ho iniziato a scrivere, che scrivevo per introspezione e poi mi sono dovuto ritrovare a fare invece promozione, che è l'opposto. Quindi vabbè, però... Diciamo questa cosa, lo scrittore di fondo vorrebbe essere chiuso in casa e lo obbligate ad andare in giro. Esatto, perché l'obbligo dove nasce? Nasce dall'amore che hai per il prodotto che hai fatto, perché io lo dico sempre, scrivere e lasciare sul comodino fa polvere, buona. Se invece vuoi far andare avanti questa cosa, devi promuoverla tu, perché non ti promuove nessuno. In questo caso sono qui grazie a te, però è difficile trovare degli spazi per degli esordienti, è difficile trovare, ma anche per chi non è più esordiente, perché comunque sono pochi gli autori che hanno spazio realmente, anche nelle grosse case editrici. Di conseguenza, il modo per farsi conoscere sono le presentazioni, che però io centellino perché sono quelle più complicate. Perché la presentazione devi muovere fisicamente qualcuno, devi farlo venire lì apposta. Mi è capitato con i primi libri, questo è il sesto, quindi il primo... Ho fatto qualche errore, giustamente di percorso, ho fatto presentazioni a Roma, presentazioni giù in Calabria, ho fatto presentazioni in tutta Italia e giustamente più, io dico sempre che è inversamente, la partecipazione è inversamente proporzionale alla distanza, o meglio, no, è proporzionale alla distanza, più sei distante meno gente hai, inversamente. E quindi più sei lontano meno gente verrà a vederti, perché giustamente non ti conosco, quindi perché devono venire a vedere te? E il firmacopia è leggermente diverso, perché è bello, lo chiamiamo firmacopia, altri non è che banchettista con i suoi libri, perché ti metti lì e proponi i tuoi romanzi a chi passa, però diciamo che è un momento già diverso, perché sei in un contesto di libreria, di conseguenza chi arriva già vuole acquistare un libro e quindi già è più carino. Ma perché poi scusami se ti interrompo. Vai. Tu la presentazione del libro non la leghi specificatamente alle librerie, mentre il firmacopio lo leghi alle librerie? Allora, sì, perché? Allora, innanzitutto è per una questione di mercato, almeno io ti parlo per qui a Milano. Tipo Feltrinelli già è abbastanza recettiva e ad ascolta l'esordiente. Mondadori a un certo punto chiedeva addirittura i soldi per alcuni Mondadori chiedevano i soldi per fare gli eventi, e capisci che con una royalty dal 6 al 10% sulla copertina, io anche già il 10 euro di spostamento per me è un sono andato sotto. Scusami la precisazione, il 10 su cui poi paghi le tasse. Su cui poi paghi le tasse, sì, esatto. Quindi c'è da arricchirsi dal 6 al 10 e poi ci paghi pure sulle tasse, quindi cioè, tra l'altro soldi che vedi se ti va bene dopo un anno. Beh. E quindi o fai di self-publish, però non è una cosa su cui io ho voluto investire, perché per farlo bene ci vogliono i soldi per fare un buon self-publish, quindi pagare un editor comunque, perché non puoi andare fuori da solo, almeno io non ci andrei fuori da solo, un copertinista, perché comunque è vero, questi sono due miei amici, però non è che posso sempre chiedere all'amico di farmi il favore, quello che te lo va a impaginare, e poi quindi anche il self ha il suo investimento, e quindi mettiamola così. Tornando alla tua domanda, la libreria, per io la leggo di più appunto al firmacopie, ma più per, anche per volontà loro, perché anche loro, conoscendo gli autori, dicono ti do lo spazio per fare il coso, la sala per fare la presentazione, magari no. Anche se poi l'ultima presentazione che ho fatto l'ho fatta sempre tramite le aggiunti, ma perché? Perché la facevo in casa, tra virgolette, e ormai negli anni ho capito di avere una mole tale vicino a casa che permette alla libreria di avere un supporto. Ok, no, ti spiego perché ti dicevo anche prima fuori in onda, anche io ho scritto un libro, tra poco comincerò anche io per la prima volta questo iter e sto iniziando, cioè, sto cercando di capire anche quello che può funzionare, proprio per quello che dicevi tu, i costi sono enormi, magari faccio una bellissima presentazione a Milano e devo partire da Napoli, mi costa 700 euro tra albergo, piazzi sei libri e tu dici... Guarda, faccio così, adesso mi ho buttato fuori un paio di video su TikTok in cui spiego queste cose, e secondo me l'ideale appunto è il firmacopia, perché vai a fare il venditore, è svilente in alcuni momenti.
venti, perché ti devi mettere in testa che in quel momento sei un venditore. E, però è quello che ti porta più la presentazione, o ti ospita qualcuno di importante, ti dice: guarda, sei in questo evento, hai 100 persone davanti, considera che già su 100 magari saranno 10 quello a comprare il libro, ma almeno ne è valsa la pena da quel punto di vista, perché sennò veramente arrivi con platee vuote. Anche perché a me è capitato a Rieti, adesso non ricordo come si chiamava la fiera, in simultanea c'erano due presentazioni, io avevo 4 persone dentro, fuori c'era il giornalista della RAI con il coso pieno, giustamente, ma io ribadisco, sono consapevole del mio target, del mio potenziale, e attualmente non è quello delle platee, quindi la presentazione puoi farlo per allargare il tuo giro, quello sì. E poi il firmacopie, il vantaggio qual è? Che porti il tuo libro in libreria, perché se tu vai alla Feltrinelli della stazione centrale di Milano troverai il mio romanzo, perché Feltrinelli, di dove ho fatto la presentazione, c'era quel direttore che poi si è portato dietro il libro, e quindi allarghi il tuo cerchio, cioè lo vai ad allargare così, conoscendo il direttore, conoscendo il coso, portando fisicamente col firmacopio il libro lì, perché se no, perché mai, io ti dico, Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, che è la più grossa, perché mai dovrebbe prendere il mio libro e tenerlo in esposto? Solo perché ho avuto la fortuna in altre occasioni di conoscere la direttrice, e lei sia appassionata e affezionata, e quindi mi sponsorizza, mettiamola così. Sì, in effetti pure quando uno entra in una libreria, per chi è all'inizio, comunque molto piccolo, è disarmante, perché tu vedi quella mole di testi di così tanti e dici: vabbè, ciao, cioè, ma perché vedo che fa scrivere? Sì, ti senti piccolo, c'è un minimo di annulli, azzeri la tua consapevolezza del mondo esterno, oppure ti rendi conto di essere quel puntino che sei effettivamente. Quello siamo, dobbiamo riuscire a fare la promozione vera e propria, è quella sui social. Sui social è vero, sui social è quella che è un po' più a basso costo, è quella, però ti ruba tanto tempo, quindi siamo sempre là. Quanto vale il tuo tempo? Cioè, quindi, no, ma non è tanto di valore, ma chi ce l'ha? Esatto, esatto. Perché io cerco di fare qualcosa di decente, ma volano via le giornate intere a fare cose, ma certo, che magari non si realizzano. Come hai visto, poi ne parleremo, Minuti Contati, che è l'associazione culturale di cui faccio parte, il contest che seguo da anni, negli ultimi tempi è andato comunque a... cioè l'ho dovuto un po' lasciare andare, perché non manca, cioè, mi manca praticamente il tempo. Adesso mi sono rimesso sotto, io, Maurizio Bertino, che è l'altra persona con cui seguo Minuti Contati, e stiamo riprendendo, seguiamo appunto il contest principale, che è quello veloce, 3000 battute in 4 ore, racconto a tema, con poi confronto. E poi adesso ho rilanciato la sfida, che invece è un contest lungo per racconti sulle 20.000 battute sempre a tema. Però tutto questo mi porta via tanto tempo, perché poi devo controllare l'utenza, perché sebbene non ci siano, non c'è nulla in palio, ti assicuro che la gente è bella accanita quando deve partecipare a contest letterari, quindi devi evitare i flame, devi evitare che si inserisca qualche troll a far salire gli altri, e poi devi moderare comunque, e poi devi leggere e commentare anche gli altri, perché diamo una sorta di servizio. È tanto complicato, questo si aggiunge il lavoro, si aggiunge la famiglia, si aggiunge tante robe. Senti, no. Come mai mi è venuto in mente di far partire questo progetto? E come giustamente dicevi tu, è impegnativo, cioè si aggiunge al lavoro e alla scrittura un'altra cosa che, diciamo, toglie tempo alla promozione, mettiamola così. Guarda, in parole semplici, io sono uno stupido, di conseguenza sono un sentimentale, e se ho un debito d'onore, tra virgolette, lo ripago. Io ho imparato tanto la mia vita, perché io sono partito come scrittore, insomma. Scrivevo, sono arrivato alle prime armi, non sapevo nulla di editoria, ho conosciuto editori, scrittori che poi mi hanno dato consigli, e ho trovato questa comunità veramente interessante, e secondo me è positiva per chi vuole approcciare la scrittura. Di conseguenza, cosa è successo? Quando il vecchio gestore stava chiudendo, io e Maurizio, cioè Maurizio mi ha chiamato, ci siamo sentiti, c'era anche Beppe che carica un direttore così, e
e ci siamo detti vabbè, prendiamolo in mano, lo cambiamo, perché comunque prima era una cosa un po' più light, e lo facciamo diventare qualcosa di serio e diamo la possibilità agli altri di apprendere, di imparare da... Quindi, su Minuti Contati si impara dal confronto l'uno con l'altro, ed è secondo me il meglio che si possa fare. Lo scrittore deve leggere e scrivere, e lì fai entrambe le cose. E quindi sì, per questo fine, tempo... i libri sono tanti e servono, perché uno non è che si può mettere a scrivere alla Benedice Cuggio, ma alla fine dei conti quello che vale è quello che scrivi, quello che leggi, e poi almeno secondo me il confronto, cioè dici ok, io ho scritto questa cosa, quello l'ha scritto così, quello l'ha scritto così, la capacità anche di confrontarsi e di ascoltare le critiche, certo. Io sono stato asfaltato in maniera proprio pesante da alcuni scrittori che adesso sono carissimi amici, ma in quel contesto, anche perché poi noi abbiamo il tema viene deciso da uno scrittore un po' più su, siamo riusciti ad avere delle tue parti anche Marone in un'edizione, che per me è uno dei più grandi scrittori italiani, e lo scrittore lì è quello che ti dà poi il consiglio finale. Se arrivi in finale, certo, appunto, lui ti legge, ti dice guarda, va bene, non va bene, ok, questo va bene, questa cosa la puoi migliorare. E in alcune situazioni ho trovato uno che proprio mi ha dato di quelle cose, dandomi del principiante, dell'incapace, cose che va bene. Era la Garbi, capra. Si è perso l'audio, brutto, non ti sento. Prova l'audio del microfono. Parla. Se non parli non posso vedere. Saltato l'audio, infatti sta scritto microfono, vedi? C'è il simbolo del microfono senza audio. Prova. Adesso ti sento. Prima adesso non ti sento più. Ti sento, ma è scomparso il video. Ok, adesso vediamo se riprendiamo. No, riprendiamo. Perfetto. Ma si era stancato di vedermi anche il mio... Sì, ha detto basta. Sì, ha detto basta, sei troppo. Senti, ma poi Minuti Contati. Sì. Vince questa competizione, alla fine è una competizione. Sì. Come premio riceve una pubblicazione? L'onore. Succede qualcosa? L'onore, grande onore. Allora, no, quindi non allora... fate tipo la classica raccolta che poi diventa un libro. Lo abbiamo fatto, ci ho provato con la sfida più che con Minuti Contati, che è il contest lungo, ce l'abbiamo fatto anche, no, non è vero, ho detto un cavolata, l'abbiamo fatto anche con Minuti Contati, però se già è difficile vendere un libro, vendere un'antologia è la cosa più difficile che possa esistere, perché nessuno si prende carico della promozione. Aspetta che faccio partire la pagina che intanto avevo aperto, esatto, che è il magazine di Minuti Contati. Sì, qui pubblichiamo i racconti, se vuoi leggere i racconti puoi andare di là, o qui facciamo le antologie, quelle che vedi sulla destra lì, c'è Sali, Nero Elfico, è così, sono 4-5 ebook che abbiamo fatto con i racconti del coso. Quando avevo un po' più di tempo l'avevo fatto, li avevo curati io, li abbiamo messi free su Amazon e così. Vabbè, dai, comunque c'è una forma di di vittoria, nel senso di ottenere assolutamente alla fine una promozione. No, sembra una fesseria, però ti dico, io da Minuti Contati sono arrivato alle case editrici per cui ho scritto, poi perché poi l'ospite molto spesso è anche un editore, Daniele Picciuti, questo che vedi qui il faccione che guarda in alto, esatto, e lui è il direttore della Nero Press Edizioni, che è quello per cui scrivo. Adesso è iniziato una cosa tutta sua, mi ha chiesto se facevamo una sfida insieme, la facciamo, però appunto lui l'ho conosciuto qui, lui addirittura è l'inventore reale di Minuti Contati, e comunque come lui poi è passato, sono passati altri editori, di chiaro non avrò mai il direttore della Petrinelli, ma non è neanche mia intenzione, però di queste piccole realtà che poi portano... Ecco, noi cosa ci mettiamo di più rispetto a... ci mettiamo la faccia, quindi quando io ti presento una casa editrice ti dico che non è una casa editrice a pagamento, non è una che ti fa crowdfunding o appunto poi ti chiede le 20 copie d'acquisto. Io ti garantisco che chi sta venendo da... la persona con cui stai collaborando è una persona etica, mettiamola così, è nella mia etica editoriale. Quindi
pubblicherai senza dover pagare, avrai un editing, anche perché per esempio non sopporto, alla stregua della app dell'editoria a pagamento, non sopporto neanche quelli che fanno solo copisteria, ossia ricevono il manoscritto, non fanno editing, non fanno correzione, pubblicano così con tutti gli strafalcioni del mondo, chi se ne frega, tanto io guadagno lo stesso quello che riesce a vendere l'autore. Eh sì, perché in alcuni casi si punta alle 100, 200, 300 copie che magari degli amici, l'autore degli amici può fare per i fatti suoi, sì, moltiplicato per centinaia, se non migliaia di pseudo, esatto, dove pseudo è semplicemente perché non sono improvvisati scrittori, nel senso che non hanno lavorato sul testo più di tanto e quindi sono tutte cose che girano. Io ci tengo molto a questa cosa, infatti io prima di arrivare alle pubblicazioni, in questo sono anche molto presuntuoso, cioè io se voglio pubblicare pretendo che la casa editrice sia di un certo livello e la punto questa casa editrice perché voglio arrivare, la Nero che è piccolissima perché è microscopica, mostriamola, vediamo, però ha dei prodotti che a me sono sempre piaciuti, io quando andavo nelle fiere vedevo questi libri, mi sono appassionato a loro e poi ho lavorato finché non sono riuscito ad arrivare a pubblicare con loro. Guarda, sono pochi le pubblicazioni, considera che saranno almeno 10, magari no, però usciranno 10 testi all'anno. Guarda, io purtroppo la logica delle case editrici, secondo me, è una logica fallace proprio dal fondo, cioè questo fatto che fanno uscire tantissimi libri, perché poi c'è tutto il giochino, sì, che fanno, esatto, loro, lasciamolo stare. I resi del cose, dei crediti, però comunque effettivamente secondo me sarebbe meglio avere 50 titoli su cui lavorare bene piuttosto che 500 in un anno, che effettivamente non puoi seguire, perché una casa editrice, parliamo casa editrice che per chi non lo sapesse pubblicano migliaia di libri all'anno, ma già 500, se tu li vuoi seguire, significa uno sforzo di 40 persone solo alla promozione, che poi diventa anche economico e quindi non esiste. No, infatti no, non è... Allora, è per quello che ti dico, io anche i minuti contati porto questa cosa, che è quella di controllare com'è la casa editrice, seguirla e poi far difficilmente improvvisiamo, e anche perché fortunatamente in questo piccolo ambiente, Strani Mondi è uno di questi, appunto sabato io incontrerò la maggior parte delle persone che poi ho visto sui minuti contati, mi permette di scremare. Poi io, per l'amore del cielo, ogni scrittore può decidere di fare quello che vuole. Quello convinto di essere impeccabile, che non ha bisogno di editing, che non ha bisogno di niente, si fa il suo self a crudo così, lo butta su Amazon, guadagnerà economicamente più di quello che guadagno io, perché a quel punto 50 copie valgono 1000 delle mie vendute, perché comunque non ha tutto 50 copie a 3 euro, considerando il 10 e poi levaci le tasse, sono almeno 200 copie di pubblicato con, esatto, casa editrice. E quindi, cioè, capisci che loro sicuramente da quel punto di vista avranno più interesse economico rispetto a me e saranno più soddisfatti, mettiamolo così. Io invece ho deciso di fare questo tipo di percorso, io non mi acquisto per esempio le copie da vendere da solo, ma per principio mio, che è una cosa che può fare chiunque, si può fare, perché comunque con la casa editrice nel momento in cui firmi il contratto in tot copie le puoi acquistare. Io di solito non lo faccio, vuoi perché quello che vendo voglio che vada alla casa editrice, perché mi rendo conto del lavoro che fanno, mi rendo conto dello sforzo che fanno, e quindi anche in lockdown a me è capitato di promuovere l'altra, quindi a Ugo Edizioni, perché sono degli amici e la pandemia ha messo in ginocchio tutte le case editrici piccole, e quindi mi ero prestato molto per fare promozione a loro, volentieri, perché appunto mi rendo conto, questi hanno proprio una redazione da pagare, hanno dipendenti, poi i soldi sono sempre pochi, però a livello economico per me, sicuramente per noi, sicuramente self-publish sarebbe l'ideale. Però sì, se uno iniziasse a avere anche un minimo di notorietà, veramente se viaggi sulle 500 copie senza pensare chissà a quali numeri, in self sono soldi, perché sono tutti soldi che ti rientrano in tasca, e diciamoci la verità, in self poi devi essere tu a dichiararli allo Stato, volendo fai il finto tonto, e quindi sono soldi netti in tasca, anche perché piccole cifre è difficile che ti controllano, però diciamo
è, secondo me dipende molto da tu cosa vuoi fare nella vita, cosa vuoi essere, senza parlare male del self, perché per l'amor di Dio ho incontrato tanti ragazzi bravissimi che hanno deciso di fare self. No, assolutamente, io molti mi seguo e sono in cambissimo. Il self è più cercare un'affermazione del sé, mentre invece pubblicare con una casa editrice ci si mette anche un attimo più in gioco, perché ci sono tante persone che ti devono dire sì prima che arrivi su uno scaffale. Ecco, allora dipende, allora il self dipende da come lo vuoi fare. E se ti, io ne conosco molti che alcuni sono diventati case editrici poi negli anni, che partono creando un marchio vero e proprio di se stessi. Di conseguenza, una volta che hai creato il marchio, tu sei una casa editrice a tutti gli effetti, quindi hai l'edito, hai il distributore, hai tutto, e semplicemente hai deciso di investire su te stesso. Quello è proprio, lì diventi l'imprenditore di te stesso, come autore. Quindi nella vita hai deciso di fare lo scrittore. Chiaramente poi farai altro, perché anche in quel caso è difficile camparci, però magari con dei corsi di scrittura, ghostwriting e cose varie, riesci a portare a casa la pagnotta. E questo è il self che vale la pena fare, perché a questo punto tu hai deciso che è il tuo lavoro. Quello pigro, come dici tu, è quello. Io non trovo la casa editrice che mi pubblica perché non capiscono un cavolo, perché tendenzialmente... Perché è sempre colpa loro. Esatto, perché non capiscono la bravura, la mia bravura, e quindi quello che ho in mano, che tutti hanno rifiutato, lo butto su Amazon. O su... ce ne sono altri, perché c'è Sleep, una cosa di genere. Cioè, ce ne sono parecchi altri, che poi passano quasi tutti da Amazon lo stesso, però lo butto su. Vediamo chi lo legge. Ecco, quello è assolutamente. La casa editrice è una scelta un po' più classica, è un po' più. Sì, forse. Ecco, forse romantica, perché ad oggi forse. Sì, è un po' da boomer. Esatto, forse è addirittura romantica quell'idea dello scrittore che. Perché ad oggi veramente economicamente non ci siamo, cioè, ma come promozione, cioè la promozione è pari a zero. No, devi fare grossi numeri per iniziare a dire che c'è uno stipendio. Sì, e non... poi devi fare i numeri infiniti per dire ok, sono stipendio da direttore di banca. Sì, guarda, io appunto, secondo me è facile vedere quelli che ci campano realmente sono forse quelli che arrivano a fare il film, perché anche gli altri tendenzialmente, se guardi anche i grandi nomi, poi devono fare altro, perché c'è chi fa il giornalista, c'è chi fa le marchette in televisione, c'è chi è difficile campare sul film. Non per la leader della parlare della sua creatura, ma Fabio Volo effettivamente lui è scrittore di rimando, perché comunque ha fatto tutto un percorso in radio e anche in televisione su MTV, si è creato una bella notorietà e si è il precursore di TikTok. È il precursore di TikTok, degli YouTuber, dei... Lui aveva il personaggio che poi è diventato scrittore, e ad oggi, oggi sono quelli che vendono di più. Tu guarderai nelle librerie, ci sono le sezioni YouTube con gli YouTuber che, non YouTube, scusa, TikTok. TikToker. Che fanno, che scrivono libri, che poi scrivono. Oh, spero che no, non scrivano loro. Io la cosa bellissima che ho visto, perché ultimamente sto iniziando a girare le librerie, sempre per quello che ci siamo detti prima, per riprendere un po' i contatti col mondo reale, o dove vai vai c'è la sessione della parete i più piaciuti su TikTok, che sono sì, tutti i libri del sì, perché c'è le ragazzine, sono cose, esatto, ci sono tutti quelli che promuovono questi libri, le classifiche dei più graditi su TikTok, sì. E quindi se ci fai caso, o se ci fate caso voi che state guardando, vedete la puntata, quando vai in una libreria tu vedi in quel punto lì una folla di ragazzi più o meno giovani. Mi cadono le braccia quando vedi trentenni e quarantenni, però non voglio parlare male, non di questa faccia. Però, cioè, stanno lì. Poi la libreria è vuota. C'è la Feltrinelli a Napoli, alla stazione, che c'è una bella zona che ha fatto carina, accattivante, TikTok. E se vedi quella strapiena, il resto della libreria, che è immensa, ci sono due o tre persone che girano. No, allora, il libro è un prodotto, almeno... è un prodotto comunque disueto, la speranza è che diventi una sorta di accessorio, perché se aspettiamo che la gente legga, ormai... io ho visto per esempio una,
sempre Feltrinelli, perché io ho una passione per quelle librerie, Milano sono quasi tutte Red, ossia quelle col bar. Hanno dovuto mettere il bar per aiutare la libreria, e molto spesso la libreria è diventata ridicola, con pochi titoli e per lo più è bar. Oppure ho visto, ho notato, per esempio Mondadori invece si è lanciata molto sul manga, ha pareti intere di manga che fino a qualche anno fa non esistevano, quando l'essere nerd un tempo era anche quello leggere il manga. Questo ben venga, però ha tolto spazio ancora allo scrittore. Poi anche lì lo scrittore tendenzialmente poi è straniero, perché noi comunque rimaniamo un paese che legge molto più gli stranieri degli italiani, e poi per andare a leggere uno straniero sconosciuto io rimango lo migliore, cavolo, provo almeno l'italiano, e quindi tutto questo crea un ambiente per cui noi siamo sempre più dinosauri. Tu hai detto boomer, no, noi siamo proprio dinosauri. Sì, purtroppo l'unica via è quella del promuoversi, dell'autopromuoversi, sì. E poi niente, sperare prima o poi in qualcuno che inizi a far girare questo miracolo, questo lavoro. Il passaparola, sì. Senti, tornando a parlare del libro, se no qui diventa una seduta tipo Alcolisti Anonimi. Beh sì, voglio invitare anche più persone, secondo me ne abbiamo bisogno. Vabbè, magari possiamo farci una bella chiacchierata, se può farti piacere, insieme ad altri, per fare una chiacchierata su questi argomenti. Più che sai cosa mi piacerebbe confrontare? Le varie zone, perché comunque io ho il polso del nord Italia e non so come funziona, non so qual è. Io ho questa cosa romantica per cui, e c'era qualche statistica che lo diceva, che al sud si leggeva di più, quindi forse... Allora, io le ho seguite negli ultimi anni e dipende, vanno ad annate. Comunque si legge molto in Sicilia e in Campania, in base a certi dati statistici, che sono un po' i dati dell'estremo nord, dove si legge molto in Veneto, che pure hanno dei dati molto alti, in Brianza. Oh, io guarda che sembra una fesseria, ma per anni io ero veramente visto male perché ero quello che leggeva prima di iniziare a scrivere. Io ero un caso anomalo tra le persone che conoscevo, perché ero il lettore. Già l'uomo non viene visto come lettore, perché di solito si lega la lettura alla donna, e quindi già questa cosa straniva il fatto che io avessi in mano dei libri. Poi quando scoprivo che addirittura li leggevo questi libri oltre a tenerli in mano, ero visto come qualcosa di anomalo, già prima dei social. Quindi cioè, noi abbiamo dato la colpa ai social, ai cellulari, cose, ma non è vero, è un declino che parte. No, ma è un declino dovuto, ma io credo che, poi cambiamo discorso, tutto parta dai libri che fanno leggere a scuola, perché i libri che abbiamo letto noi a scuola, io me li ricordo ancora, cioè io ho tanti libri che mi piacciono che non mi ricordo. Io mi ricordo I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, Cristo si è fermato, dei mattoni sul petto che eri obbligato a leggere. Ma come fai a non odiare la lettura? Poi io ti dico, sono libri che poi ho dovuto riprendere dopo, negli anni da più grande, perché lì per lì li ho odiati, sono quasi tutti. Ma come puoi amarli a 14 anni, a 12 anni, a 13 anni? Io a 12 anni mi sono, ho scoperto la lettura per sbaglio incontrando un libro di Stefano Benni. Ho letto Stefano Benni e ho detto cavolo, ma allora può anche far ridere la scrittura, certo. Quindi posso anche divertirmi a leggere, e da lì in poi non ho più smesso. Ma come fai a L'Isola di Arturo, che è di una pesantezza, poi gli argomenti pure non sono proprio, cioè adesso sarebbero bollati L'Isola di Arturo. No, poi era tutto legato appunto alla storia che stavi leggendo, quindi abbiamo anche tante letture della Seconda Guerra Mondiale, noi ci arrivavamo anche prima, e non era, cioè anche Ungaretti con le poesie, ecco, la poesia è eccezionale, è bellissima, però non la puoi obbligare, perché qui stai obbligando il bambino a... Vabbè, comunque, diciamo, secondo me noi tutti gli adulti quarantenni, poi più o meno quell'età, un po' più giovani, un po' meno, siamo stati fregati dalla scuola che ci ha fatto odiare la lettura. Anche perché poi a scuola io, se dicevo che stavo leggendo, non so, la Bradley, la professoressa mi guardava come se gli avessi detto vado a fare i porno dietro al cantiere. Cioè, come per dire, che schifo, orrore! Figuriamoci, no. Dai, tornando al tuo libro, dimmi. Vorrei far sapere a tutti quanti la cosa carina che tu hai fatto. Cioè, ritorniamo un attimo, riprendiamo le file. Ci sono dei giocatori di ruolo, nel prequel c'erano altri giocatori. Te lo faccio vedere, il prequel è questo qua. Eccolo. Nerd Anti Zombie, Apocalisse Razzetti.
il titolo c'è tutto, è una chiara avventura. E nell'ultimo, non so se anche nel quello che hai appena fatto, e anche in quello ci sono le schede dei personaggi. Assolutamente sì, perché appunto da buon nerd antico quale sono, io volevo fare omaggiare il gioco di ruolo e abbiamo fatto appunto qui, scrivendo se hai voglia di giocare, e poi c'è dentro la scheda con l'immagine del personaggio. Vediamo, ti metto di lungo, ecco, così si vede un pochino più. Personaggio, caratteristiche e descrizione. Sotto la descrizione. E c'è quindi... per... sono sei personaggi, mi sembra, adesso non mi ricordo. Sono i due ragazzi di cui parlavo, la Camilla, che è appunto la protagonista, lo zio, e poi uno borderline come mezzo cattivo e idem nell'altro. Che poi questa è una cosa molto divertente. Consideriamo sempre questa cosa che ormai si contaminano i generi. È divertente perché uno si legge un libro, ok, ti è piaciuto, se sei anche un giocatore di giochi di ruolo, applicando delle regole, mi dicevi tu, del D10. Io un D10, ho pensato a un D10 semplice, ma ognuno può fare quello che vuole. Alla fine la regola è... cioè, dipende poi da come fare una masterata se sei giocatore, e quindi ha una doppia valenza il libro, che ovviamente l'hai letto, ti è piaciuto, i personaggi ti sono appassionati, assolutamente. Ed è una cosa molto carina, noi ci ha presentato Anna, se non ricordo male, lei è una, si è scatenata con questo libro, l'ha adorato, e anche lei è super nerd, mi ha insultato perché piangeva dalle risate in treno, perché l'ha letto appena acquistato, se non sbaglio, a Torino. Grandi risate, e lei appunto è una di quelle che mi promuove. Ecco, lei fa parte di quella speranza per il futuro, perché è una che si è appassionata alla mia scrittura e mi ha coinvolto anche in questo. Voglio farvelo vedere, appunto, è un suo progetto. È la base del microfono. è questo, al contrario, questo qui che è Vigians. Quando ti dicevo che le antologie sono, se è difficile promuovere il libro, l'antologia ancora di più, lei è curatrice di questa Vigians, appunto questa antologia, Il lato oscuro delle fiabe, in cui ognuno di noi, siamo gli autori, ha scritto un racconto partendo dalla base della fiaba classica. Nel mio caso io ho preso Jack il fagiolo magico e reinterpretando il cattivo, spiegandone le questioni, come mai uno è cattivo, perché poi non sempre si è cattivi, magari si è arrivati lì a... e poi riadattandolo. Nel mio caso ho usato un po' di magia, sono partito dal presupposto che cattivo, che poi di fondo non è poi così cattivo, esatto. Però a differenza di quello che sta facendo la Disney, che è la solita cosa buonista, perché appunto sono gli eventi, no, in questo caso magari uno voleva proprio fare quella cosa, però magari stuzzicato dall'altro, cioè un po' più realistico, mettiamola così. Ed è molto divertente. Ci sono appunto, approfitto di questo tuo intervento per far sapere sia a te che agli altri che io ho avuto già il piacere di parlare con Anna, credo proprio a luglio, e abbiamo proprio parlato di questo libro qui. È stata lei a dirmi poi, no, ti devo mettere in contatto con Francesco, e poi mi chiede il tuo cellulare, se non mi ricordo male. Sì, esatto. Sì, poi da luglio una serie di cose, siamo arrivati a ottobre. Sì, era luglio poi. Ci siamo inseguiti per mesi. Purtroppo sì, alla fine. Comunque sì, mi parlammo anche del fatto di come si fa una raccolta e via dicendo. No, è difficilissimo. Io ci ho provato un anno, appunto curai l'antologia di Minuti Contati. È un'esperienza che non vorrei rifare, perché comunque devi tenere le fila di più autori. Ogni autore ha la sua, ogni autore ha la sua idea, e ecco. No, grazie. Guarda, io, a dire la verità, non ci avevo mai pensato. Parlando con lei ci ho riflettuto. Tutti i problemi che tu dici tu sono verissimi. Però effettivamente, trovando degli autori illuminati che non siano particolarmente coscienti, mettiamola così, una raccolta è un buon modo a piccoli autori di farsi conoscere,
si sono poi attivi, secondo me, sui social. Cioè, la casa editrice ovviamente ci guadagna, perché ovviamente ha un maggior potenziale pubblico grazie ai 5, 6, 7, 8 autori che compongono. E anche il piccolo autore può farlo. Il piccolo autore può farsi forza di quello che sta alle sue spalle, perché magari loro trainano lui e un po' più celezza tutti quanti. Danno una mano a io, partendo da questo background di racconti su minuti contati, perché comunque quella rimane la mia, cioè il mio inizio, quindi io adoro ancora i racconti, anche se in Italia, se c'è una cosa più difficile di tutto, sono i racconti, perché la gente non lo vuole leggere il racconto, perché ti dice no, io leggo solo libri da 2000 pagine, poi magari si stancano all'introduzione, però loro devono avere il mattone in mano, quindi il racconto già di per sé è mal visto. Però io appunto partecipo perché mi piace questo scambio con gli altri, perché poi quando vai a fare la presentazione incontri gli altri autori. Sono andato a Firenze, ho incontrato Vladimiro Borchi, che è un altro che è presente nell'antologia, abbiamo mangiato insieme con Anna, abbiamo fatto questa cosa ed è molto bella, però poi rimane il fatto che appunto io sono fatto così. Quando ho curato invece l'altra, mi sono trovato gente che mi rispondeva: ah no, io faccio lo scrittore, io non promuovo. Ascolta, da dove arrivi che fai lo scrittore? Beato te! Cioè, cosa... No, no, io non voglio. Va bene. Ma tu sai, io nella mia attività, che cerco di trovare persone simpatiche con cui parlare, perché io faccio anche una selezione che devono essere un po' simpatiche con cui parlare, sai quanti no mi sono sentito dire? Vabbè, ok, c'è quello che ti dice no, mi metto vergogna, no, non sui social e quindi non mi trovo a mio agio. Però molti mi hanno detto no, io sono lo scrittore e non mi promuovo. Di questi scrittori che non si promuovono, cioè se tu vedi la mia pagina, io ho 4 follower, 1, 2, 3, 4, questi nemmeno quelli ci avevano, cioè, non esiste il non promuoversi. Allora è chiaro, è il paradiso. Se a me arriva una casa editrice e mi dice guarda, tu non ti, cioè, scrivi il libro e basta, il resto ci penso tutto io. Vai, grazie. Va bene, visto che ancora non mi è arrivata a bussare, e anche lì non credo che arriverà mai, perché comunque sia, ripeto, tu puoi anche andare a pubblicare per una grossa casa editrice, ma sempre nello scaffale in fondo finisci, perché sei un caso editoriale, e negli ultimi anni li abbiamo avuti, perché abbiamo avuto un lapsus, abbiamo avuto un paio di scrittrici di thriller e gialli che sono state promosse tanto, per punti, per altre case editrici importanti, però appunto erano loro. Io il totem altezza naturale di un autore italiano l'avrò visto 2 volte nella mia vita, e quindi c'è, come fanno a trovarti in libreria? Cioè, tu puoi aver pubblicato Mondadori, ma se poi non sanno chi sei, che sei uscito, e chi ne parla? Sì, magari esce un articolo sul Corriere della Sera una volta, quindi lì vendi 20 copie, 100 copie, però poi basta. Quindi devi essere tu. Quindi o sei già un personaggio famoso e quindi già questo ti permette di vendere, oppure devi fare la promozione. Cioè, poco, sembra una parolaccia, ormai devi farlo. Senti, allora, mi dicono di abbassare la musica, io non la sento quasi, però io la sento proprio. Vabbè, la metto bassissima. Io sono isolato dal mondo, non so se ci ascoltano, se ci guardano. No, qualcuno c'è che ci sta seguendo. Senti, allora, la promozione di questo libro, che adesso vi facciamo vedere, casomai nel frattempo sono cambiati gli spettatori, eccolo qui, a Rosendo. La promozione fino a quanto durerà? Allora, sicuramente entro fine anno, perché poi ci sono novità anche io. Nel frattempo sto anche scrivendo un altro romanzo che dovrebbe uscire l'anno prossimo, però è tutto top secret per un'altra casa editrice che mi ha detto che non mi posso parlare. E quindi adesso già si sta stringendo il fatto che devo finire di scrivere questo romanzo, perché poi andrà editato, andrà riscritto. E i tempi stringono, e per forza di cose, visto che mangiare devo mangiare e quindi devo lavorare, la famiglia non la posso abbandonare sotto un ponte, devo continuare. Già adesso mi sono isolato qui in mansarda, tu vedi dietro un letto perché sono in cameretta di mio figlio, perché la mia scrivania è finita in taverna, dove loro passano adesso entrando in casa, e quindi sarebbe venuto fuori un bordello, e quindi adesso mi sono dovuto già isolare. Questo è stato uno strappo alla regola. Quindi farò fino a, penso, a dicembre. Se riesco,
mi piacerebbe arrivare a Roma più libri più liberi, che è una fiera secondo me bellissima dell'editoria, della piccola editoria, però lì dipende dalla casa editrice se ci sarà o meno, di solito c'è, quindi mi piacerebbe quello, e viene fatto verso Sant'Ambrose, te lo dico visto che faccio il milanese, il primo di dicembre dovrebbe essere, la settimana dal 7 circa, e poi da lì penso di chiuderla, perché poi sì, poi se mi capitano eventi così io li faccio sempre più che volentieri, la fiera della casa editrice sempre più che volentieri, presentazioni smetterò, firma copie, io difficilmente abbandono i miei libri, quindi continuerò a portarli in giro, tipo i prossimi ecco, uno di cui non ti ho parlato ancora, scusami, quello sul soccorso, cambio vita, vado a fare soccorritore qui, e prima di passare a questo concludiamo un attimo dicendo una cosa che tu mi hai detto prima che è molto interessante. In questo periodo chi compra il libro da sopra al sito della casa editrice ha uno sconto che era del 20, giusto? Del 20, sì, lo trovi però sulla pagina, perché c'è la parolina magica da inserire, che è sulla pagina Facebook della casa editrice, della Nebbia. Ah, ok, quindi dalla pagina trovi Facebook, eccola qua, sì. Noi abbiamo tutto. Vedi, bravissimo. No, questa è Stradimondi che è la fiera, sotto questa è la nuova uscita, questi siamo noi, ecco sopra quella viola, sei passato su questo posto ottobre nero, esatto. Ok, quindi MailChimp mi dice qua, vediamo che apre. Ok, quindi chi volesse usufruire dello sconto, che non è mai una cosa sgradita, può andare sulla pagina Facebook della casa editrice Nero Press Edizioni, che è facebook.neropress.edizioni. Questo banner viola, ci cliccano sopra, apre una pagina di MailChimp dove rimanda poi alla possibilità di acquistare questi titoli, giusto? Sì, ma penso tutti, però sì, forse... Sì, no, questi... forse tutti proprio... Su tutti i libri, okay. Sì, secondo me inserisci proprio il codice sconto... Come insomma c'è il codice sconto e potete comprare il libro col 20% di sconto, che non fa tutto il mese di ottobre, no? È stata una gran cosa tutto il mese di ottobre, quindi c'è ancora tutto il mese, voglio, c'è ancora tutto, sì. Mentre invece, tornando all'altro libro che mi dicevi tu, vai, sì, perché appunto dicevo io non li abbandono perché sono tutti i miei figli, anche i più vecchi che ormai compiono 6 anni mi sembra, e appunto questo qua è bravo. Cambio vita, vado a fare il soccorritore, che è quello che ti dicevo, che ho provato a unire il mondo del soccorso a quello della scrittura. Perché? Perché io sono convinto, e ne abbiamo parlato all'inizio infatti, che la gente non sappia cosa sia un soccorritore, ed è una crociata che ho iniziato da qualche anno, chiaramente con il Covid ho sentito di più questa necessità, perché a un certo punto siamo passati da eroi a carnefici, a gente che andava a izzare le paure degli altri, e quindi invece io volevo spiegare semplicemente chi siamo, non volevo fare però un documentario, quindi ho scritto un romanzo molto, è una tragicommedia, quindi andiamo dalla tragedia alla commedia, si ride tanto e si piange anche, è ambientato sempre a Rozzano, quindi una periferia un po' difficile, c'è spaccio di cocaina, ci sono vari problemi, i protagonisti sono dei soccorritori. Ho pensato, scusa, negli anni 70 il poliziotto non era mal visto, sono arrivate le serie TV, sono diventati personaggi pubblici, perché non farlo col soccorritore? Ci provo io, adesso vi parlo dei soccorritori, vediamo se funziona. D'altronde se guardiamo i telefilm, poliziotti, sì. Medical drama, pompieri, che in questi ultimi anni... Ho detto, ci infilo pure i soccorritori, perché no? Magari pure i soccorritori, qualcuno li fila, cioè... non sono brutti, non... Senti, un bel lavoro. Adesso spero di non fare un enorme gaffe, però visto che vedo che la casa editrice è differente, sì. Come ti sei trovata con loro? Io con Aug ho pubblicato altri due romanzi. Aug, sì, ho visto. Ho fatto con loro, ho pubblicato anche Ernesto Genesi di un eroe e la prima pubblicazione che Le mille facce della stessa moneta. Sono una casa editrice media, ti dirò, che punta a crescere, che nasce a Viterbo e è un gruppo editoriale. La casa editrice principale è la Alter Ego Edizioni, che negli ultimi anni si è specializzato con libri stranieri e ha qualche autore italiano, pochi. Poi c'è AUG, che è quella per gli italiani, non proprio esordienti. Poi hanno Scatole Parlanti, invece, che è quella per gli esordienti veri e propri. Dopodiché ne hanno altre,
Ti dico, mi sono trovato bene a livello di soldi, chiaramente pure qua non ho mai visto quasi niente, però questo è un problema di che abbiamo già affrontato, però sono bellissime persone ed è quello di cui in mancanza dei soldi guardo quello. E con loro sì, anche perché già è difficile guadagnare, poi si devi stare anche attento a esatto, no, con loro invece ho Valentina stress, che è la responsabile dell'ufficio stampa. E guarda, mi ha mandato oggi gli auguri e il libro l'ho pubblicato due anni fa. È vero, oggi è San Francisco. Esatto, grazie. Auguri. Grazie. E pensa, oggi mi ha mandato gli auguri nonostante appunto ci siamo sentiti sì qualche settimana fa per uno scambio di libri, ma niente di che, però appunto, quindi si è formato anche negli anni un bel rapporto d'amicizia e con tutti loro, quindi sto da Dio anche con loro. Io li adoro. Quindi quando, ecco, quando qualcuno mi chiede degli esordienti qual è la casa editrice, gli faccio il loro nome, perché nel mare che c'è loro sono quelli che comunque almeno sono onesti. Ecco, un discorso che mi fece la prima volta Danilo fu quella: ma tu cosa vuoi fare di questo libro? Cioè mi chiamò direttamente l'editore, mi disse guarda, abbiamo selezionato il tuo libro, era una raccolta di racconti, però voglio capire chi ho davanti. Perché io la promozione la posso fare, ti porto in fiera e tutto, ma poi sei tu che devi fare tutto il resto. Sei disposto a andare in giro, a fare... Ma io non ti chiedo un centesimo, non ti chiedo niente. Il romanzo è tutto, è pronto, sì, cioè lo facciamo l'editing, facciamo tutto. Non ti chiedo di acquistare nulla, però voglio che tu sia attivo. Perché se domani metti solo la foto, ecco, pubblicato, e poi sparisci, per me sei un costo. E quindi questo fu un bel momento dal mio punto di vista, perché comunque era stato schietto, sincero, e mi ha insegnato qualcosa, che era appunto l'idea del... Ecco, magari mi ha infranto quella romantica da... che bello, da domani avrò la gente che mi rincorre per farmi autografare il libro. Però almeno ho iniziato. No, no, ma tra parentesi ti ha detto anche una cosa, oserei dire... sacrosanta, giusta e reale, quindi non ti ha ricoperto né di licenziate per farti comprare libri, cioè è stato onesto, ha detto guarda, se non ti metti a lavorare, se esatto, non ci pensi tu, non è cattiveria, ma non ci penserà quasi nessuno. Comunque... Esatto, no. E nonostante abbiano comunque un ufficio stampa, perché comunque, ripeto, Valentina è una persona squisita, che se io voglio mandare con loro un romanzo a una... un blogger, il giorno dopo lei lo spedisce, quindi non è un problema di quel tipo. Quando comunque per le case editrici piccole è anche un costo la stampa, ad oggi soprattutto con i costi della carta alle stelle, anche quello diventa un... E con loro non ho mai avuto di questi problemi, sono sempre stati propositivi e infatti mi sono... Guarda, legato mi fa piacere perché nel mio piccolissimo ti ho fatto questa domanda, cerco anche di mettere insieme sulle esperienze di vita vissuta quelle che possono essere delle case editrici, che chi magari guarda questi video può dire ok, non so dove sbattere la testa, magari seguo questo consiglio. E loro partivano non benissimo, perché loro partivano da una brutta nomea, infatti io all'inizio ero molto combattuto, perché uno dei soci era uno dei fondatori della più grossa casa editrice di editoria a pagamento, ed era uno dei soci all'inizio di cosa, che però cioè, non voleva dire nulla, però si era portato quella dell'uccello, giusto per intenderci. Esatto. Che io tra l'altro... ancora, credimi, io non gli ho mai mandato il libro, io non so ancora come questi per anni mi hanno mandato a me il contratto con il riassunto del mio libro, non so da dove l'hanno preso, ma proprio da Inside Trading, dicendomi che ci piace il tuo libro. Francesco, l'audio di nuovo. Non ti sento. Prova a fare di nuovo quello che hai fatto prima. Ok, sono tornato. Adesso ti sento. Ogni tanto si stanca, ogni tanto te l'ho detto che si stanca. Stavi dicendo? Allora, anche a me era arrivato il plico con l'uccello sempre lì sulla copertina, con su scritto abbiamo selezionato il suo romanzo, gli chiedeva tipo 5.000 euro per il coso, prometteva che una volta venduti i primi 5.000 copie mi avrebbero restituito tutto il denaro del mondo, mi avrebbero coperto d'oro, che sarei finito in Rai, avrei fatto promozioni incredibili, e anche lì io non gliel'ho mai mandato.
Quindi suppongo che abbiano delle case editrici satellite che poi rigirano la... No, gli vendono il dato. Secondo me vendono il dato, perché praticamente funziona anche nel marketing. Se io ho delle informazioni che non mi servono, come adesso si chiamano i big data, le vendo a chi le può elaborare, si dice così. Però tecnicamente dici, guarda, c'è questo che ci prova, a noi non interessa, se mi dai 50 euro, vedi tu quello che vuoi fare. Ci sei? Io sto stancando. Io ti vedo e ti sento adesso. Sì, avevamo detto alle 20, di computer alle 20, perché dicevamo, qua siamo precisi, qua siamo a nord, hai visto? Cioè, non è che... Dai, allora passiamo alle domande, dai. Tu sei del nord, devi andare a mangiare. Vogliamo! L'hai già fatto? No. La famiglia sta arrivando adesso, sono rientrati, no, 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 perché molti con cui poi a volte spesso sono del nord, e tutti quanti mi fanno, ma io a quell'ora mangio. Cioè, tu pensa che a Napoli se no si fanno le 9, 9 e mezza, 10 la sera. Quindi mi sono trovato in difficoltà anche con gente che alle 7 e mezza mi ha detto io a quell'ora mangio. Io alle 7 e mezza sto prendendo allora, l'11° caffè. Io, mia mamma è calabrese, eppure lei... Allora non colpi. Però lei alle 6 e mezza mangia. Sì. Lei alle 18:30 è seduta a tavola, ma perché? Perché è delle montagne, quindi giustamente si seguono i ritmi del sole, del co... Però io quando la chiamo, se adesso la chiamo, lei ha già mangiato. Lei... ha preso questa cosa milanese, forse. Si è voluta milanizzare. Sì, si è fatta corrompere, si è fatta. Vabbè. Che poi è una buona abitudine, perché poi si mangia tardi. Sì, ti gerisci meglio, cioè... Sì, perché adesso anche la gastrite, il reflusso, ciao. Cioè, sarebbe un tocca sana mangiare presto. Cioè. Vabbè, dai, allora, io riassumendo, chiudendo il discorso dell'aspetto del libro, ripetiamo, i tuoi social per chi volesse andarci a fare un giro, ovviamente chi è arrivato adesso può guardare tutta la puntata dall'inizio. Francesco ha scritto diversi libri, al momento è in fase di presentazione e di promozione dell'ultimo, che è Grosso Guai a Rozan Angels. Se siete amanti dei giochi di ruolo, potreste anche usare il libro per farvi una bella giocata stile D&D con un bel D10. Esatto. Ha scritto anche altri libri. Ha questo portale molto interessante che prenderà più piano piano riprenderà piede, da quello che ho capito, i minuti contati per gli esordienti. Esatto. E la casa editrice, a cui devo comunque fare un ringraziamento, perché è la prima casa editrice che mi ha promosso i post sulla sua pagina, perché le altre, adesso faccio l'affondo, si sono sempre sentite troppo importanti per promuovere queste chiacchierate, la Nero Press Edizioni, dove trovano chi può essere interessato. Ovviamente Nero Press siamo sempre un po' nell'ambito dell'horror, del ghost, ha diverse collane, però sì, siamo tra la... Io ci sono quelle ironiche, più... ecco, consiglio a tutti. Oggi ho fatto un post in cui lo consigliavo, Roma Caput Zombie, che è il romanzo che mi ha fatto innamorare di questa casa editrice, che è zombie a Roma, una zombie un po' particolare. Certo, sì, e quindi anche bene comiche, diciamo, le sfumature, esatto, di quello che può essere anche un horror. Esatto. Ricordo a chi magari è stato con noi che si possono comprare i libri della casa editrice, ovviamente io vi consiglio quello di Francesco, andando sulla pagina Facebook della casa editrice. Si arriva qui, vedete questa bella immagine, e potete andare a comprare il libro. Qua dovrebbe essere... Oppure se non me ne frega... Eccolo qua, la pagina, il codice sconto... C'era anche il codice sconto che era tipo Ottobre Noir. Noir. Vabbè, ce lo cercano loro. Poi... Sì, c'è scritto lì. Comunque dopo, io adesso per il momento ho fatto una descrizione della puntata molto rapida su quella che andrà su YouTube. Io poi adesso vado a mettere tutti i link, scrivo tutte le cose per bene, quindi andrò anche a precisare questa cosa dello sconto, che spero possa essere di aiuto a te e a chi vuole vedere. Alla casa editrice, che ne ha bisogno, perché tutte le piccole realtà in questo momento stanno soffrendo tanto. Eh sì. Noi diciamo riteniamo chiusa questa chiacchierata e passiamo al modulo domande. Le modulo domande, che già ti ho detto, sono circa una cinquantina di domande che andranno a approfondire la tua conoscenza. Dai. Si troveranno sia qui che su Facebook, essendo... Devo ancora fare la versione dark di Becchio in Viola.
non ho ancora fatto bene, una mi piace l'enigmista, mi piace molto, sì. Ok, quindi ufficialmente siamo passati alle domande, mi tiro qui il foglio con le domande e si parte. Ok, nome: Francesco Nucera. Oltre allo scrittore, che fai di mestiere? Faccio il soccorritore in ambulanza. Libro scritto ultimo? L'ultimo grosso guai a Los Angeles. Che genere è? Young adult, punte horror, molto divertente, dai. Ok. La trama in breve: due amici che cercano di rimorchiare ragazze si ritrovano nei guai perché queste ragazze si scoprono essere mostri e vengono salvate a più riprese da una ragazza che è una cacciatrice di mostri, appunto. E da lì parte. E vabbè, dai. A chi consiglieresti il tuo libro? Ma guarda, per assurdo dai più giovani, perché appunto magari ridendo si possono affezionare alla scrittura, e dai 30 ai 40, ai 50 anni, dai 30 anni ai 50 anni, perché ci sono tanti rimandi della cultura nerd pop tra gli anni 70 e 90. E aggiungo io anche agli amanti e giocatori di ruolo. Del GDR, è vero. È ecco. Quanto spesso vai al cinema? Ma se riesco, anche una volta al mese. Poi dipende, quando c'è una bella uscita, i Marvel tutti e poi quello che capita. Se la tua vita fosse un film, quale sarebbe il titolo? Oh, caspita, questa è complicata. La mia vita fosse un film, quale sarebbe il titolo? Passo. No, allora, dai, Shaun of the Dead, perché anelo il momento in cui arriveranno gli zombie e sono un deficiente, quindi mi troverai in quella... È presente la trilogia del cornetto? Shaun sì, of the sì, Dead. Sì, okay. sì. Chi non la conoscesse si andasse informato. Il genere musicale che meglio descrive sempre la tua vita? Musica pop italiana, io sono un grande amante di Pupo, di... Ah, vedi, io avrei pensato più che mi andavi sull'elettro, no, o su io ascolto, o su metal. Ascolto tutto, però quando voglio andare con punte trash mi butto su Pupo, mi butto su quella musica e... Cugini di campagna, Loretta. Bravissimo, bravissimo. Quando cerco gli stimoli mi cerco là. Ok. L'ultimo concerto a cui sei stato? A questo punto temo farti questa domanda. No, vabbè, Vinicio Capossiela, mi sembra. Ah, ok. Pensavo, sai, che mi dicevi i cugini di campagna. No. Allora, cantitti sotto la doccia? Sì, 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 sì. Purtroppo okay. per la famiglia, sì. E quando scrivi, ascolti musica? Dipende dalla fase di scrittura, sì, comunque sì. Ok. Se potessi prenderti un mese di vacanza, dove andresti? E io ho un amore per il Messico che è infinito. Lo Yucatan l'ho adorato e vorrei tornarci. Ok. Invece, quale libro porteresti con te in questo viaggio in Messico? È la volta buona che mi rileggo Il Conte di Montecristo, dai, uno dei miei libri preferiti. Quando viaggi, ti piace assaggiare il cibo locale oppure ti rifugi ristoranti italiani, fast food? No, mai. Ho fatto quell'errore una volta nella vita di trovare un ristorante italiano all'estero, ero in Thailandia e mai più nella vita. Dai, solo... sì, no, no, io mangio solo roba del posto e a costo di avvelenarmi con loro, però lo sanno fare. L'italiano non lo sanno fare, non ci proviamo. Dai. Piatto preferito in assoluto? Piatto preferito in assoluto... ma la pialina. Ah, dai, bello. Sì. Che poi è sfizioso, perché alla fine ci butti sì, tutto. Sì, esatto, però sì, io sono... La pasta e fagioli. No, no, la piadina in tutte le salse della vita, quindi colpa cosa non può mai mancare nel tuo frigo a parte la piadina? Esatto. nel frigorifero o nella frigo, sì, come alimento, come qualcosa che nella dispensa sono gli spaghetti, perché io ho un patto con mia moglie per cui se non mancano gli spaghetti io chiedo il divorzio, glielo ho già detto. E nel frigo no, qualche bevanda fresca, cioè, tutto quello. Non c'hai vizi da frigo? No, nonostante io abbia anch'io una mole importante, non ho questa passione. Mangio male, pasticcio di tutto, però no. Senti, sai cucinare? Mi diletto ultimamente, sì. Allora, cosa sai cucinare?
Allora, sempre, ecco, piatti quasi tutti etnici. Io faccio un gran buon chili di carne, tornando al Messico, appunto. Poi, vabbè, tutto ciò che c'ha la gricia. Quindi tutti i piatti romani ho imparato. Francesco, di nuovo il microfono. Prova. Riattiva il microfono, è staccato. Ok, ci siamo. Mi butto fuori, c'è l'errore di poster. Ok, stiamo dicendo. Ok, quindi stai dicendo i piatti alla romana. Sì, gricia, carbonara, matriciana, tutto quello. E al guanciale, a quintale. Allora, cambiando argomento, quali sono le piccole cose che ti fanno sorridere? Come un deficiente quando guardo i miei figli, quello da quando sono nati ho l'espressione da pirla quando li guardo, e bastano, quello sì. E invece le piccole cose che ti fanno arrabbiare? La maleducazione, la maleducazione direi. L'ultima cosa che hai imparato a tue spese? L'ultima che a farmi paladino per gli altri, alla fine pago solo io. Per cosa non litigheresti mai a questo punto? Per la macchina, l'automobile, è una cosa che non mi è mai interessata. Inquinamento, quali sono secondo te i problemi più urgenti? Questo, adesso tutto quello che è elettrico, tutta la crisi del gas, la cosa, e poi tutto, noi abbiamo... Come pensi sarà il mondo tra 30 anni? Io l'ho immaginato in tanti modi diversi. Spero che sia quello idilliaco, tutto verde, con tutto elettrico, con tutto... Spero quello. Arriva la fine del mondo. È colpa di un virus zombie o cosa? Speriamo che sia un virus zombie, perché io, te l'ho detto, l'aspetto. Se arriva quello sono preparatissimo, chiamatemi. La Terra, secondo te, è piatta? Forma di pizza, va bene, no? Va bene. Gli alieni, secondo te, sono mai stati sulla Terra? Ma sì, parlando con certe persone, secondo me ci sono pure rimaste. Però sì, io ci spero, anche quella è un'altra cosa che spero. Magari ci salvano loro. Speriamo. Escludendo il Conte di Montecristo, il romanzo che ti è piaciuto in assoluto di più, o comunque che ti piace tantissimo? Ma sono tanti. Guarda, La mano di Fatima di Alfonso Falcones. Ah, bello. Sì. Quale genere letterario non leggi mai? Romance. Ah, ok. No. Ti sei tagliato fuori da platea di pubblico. Lo so. Ma per assurdo, io adoro i thriller storici e cose, ma non li scrivo. Cioè, dipende. Perché poi invece i miei romanzi hanno anche delle influenze di quel genere. Io leggo cose che poi non scrivo, scrivo cose. Sì, cose. Hai ragione, è troppo complicato. Esatto. Preferisci il cartaceo o il digitale? Per necessità il digitale, il cartaceo tutta la vita, però, cioè, se posso annusare il libro è un'altra cosa. Hai mai comprato in base alla copertina? Sì. L'anno scorso un horror che aveva, sembrava il catalogo dell'IKEA. Horror Store, una cosa del genere. Horror Store, mi sa che si chiamava. Era bellissimo, solo perché sembrava il catalogo dell'IKEA con tutte le... Mi era piaciuto un sacco. In un bosco, i tuoi protagonisti dell'ultimo libro incontrano un lupo mannaro. Che succede? Succede qualsiasi cosa potrebbe succedere, dal fatto che provano a sedurlo al fatto che si mettano a piangere, qualsiasi cosa. Hai trovato una lampada dei desideri, quali esprimi? Innanzitutto di andare avanti di qualche anno, perché non se ne può più. Voglio skippare i prossimi due anni. Fast forward. Esatto, sì. Quello c'è il film del telecomando che ti sì, quello del... sì. Era tristissimo, tra l'altro, un finale tristissimo. Sì, poi è un film veramente... Pensavi che facesse ridere, ma più esatto, il di... sì. Qual è, secondo te, consiglio che tutti quanti dovrebbero avere? Di ascoltare di più. Ok. Se potessi descriverti in tre sole parole, quali sarebbero?
Vi presento male. Mi presento male, va bene. Cosa ti piace di fare per divertirti quando non lavori o scrivi? Io adoro il calcio, mi piace guardarlo, ormai perché farlo, ormai praticarlo non c'ho più l'età. Giocare di ruolo, giocare in scatola, giocare. Sono un bambinone. Basta che si giochi. Esatto. Segno zodiacale? Capricorno. Capricorno. Credi nell'astrologia? Non particolarmente, però mi piace, come nella magia, io ci credo, mi piace pensare che possa essere vero. Come diceva Totò, non è vero ma ci credo. Esatto, non è vero ma ci credo, esatto. Ti sei mai fatto leggere le carte? No. No, ok. Se un gatto nero ti attraversa la strada, che fai? No, va dritto, no, non sono scaramantico. Ok, va bene. Anche perché ce l'ho il gatto nero in casa, quindi non puoi camminare. Quindi saresti sempre a grattare. Esatto, sarebbe una tragedia. Sarebbe. Hai la possibilità di vivere un'avventura. Qual è questa avventura? È l'apocalisse zombie. Cioè, dai. Ok, credi nella possibilità della reincarnazione? Spero di no, cioè, dai, è una vita difficile. Farne più di una, no. Se tornassi nella tua prossima vita come animale, quale sarebbe? Un bradipo. Ah, bellissimo. Abbiamo finito, chi vuoi ringraziare? No, ringrazio te in particolare, ringrazio Anna che ci ha fatto conoscere, saluto tutti. Ok, anche io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, abbiamo abbondantemente sforato, ringrazio tutte le persone che sono state con noi, ricordo a chi è ancora con noi, casomai non avessi visto la puntata dall'inizio, che la puoi recuperare su YouTube o anche su Facebook, che comunque per qualche giorno si vedrà, e che se interessato può iscriversi al mio canale, ma soprattutto informarsi per quanto riguarda il libro di Francesco. Ringrazio tutti e niente, alla prossima. Grazie a te, ciao a tutti. Ciao, stiamo concludendo la